Buongiorno, ben ritrovati in questa nuova puntata della mia rubrica Dietro le quinte. Non so quanti di voi abbiano visto la puntata dal titolo Metalhead, il quinto episodio della quarta stagione della serie TV Black Mirror che viene trasmessa da Netflix. In questa puntata assistiamo a una vera e propria caccia all'uomo. Innanzitutto lo scenario è ambientato in un'era post-apocalittica, non sono offerte delle spiegazioni allo spettatore e vi è anche una scelta estetica molto particolare perché la fotografia è totalmente in bianco e nero. In qualche modo la scelta della fotografia in bianco e nero è peculiare, rappresenta che cosa? Rappresenta questo clima distopico, asfissiante, soffocante, soprattutto la dicotomia, diciamo la scelta binaria tra uomo-macchina, vivo-morto, acceso-spento. Perché uomo-macchina? Perché assistiamo, si vedono delle persone, degli esseri umani che vagabondano in questo scenario appunto post-apocalittico, che tra l'altro cercano oggetti e scarti da poter utilizzare per andare avanti, e si scopre poi che la parte diciamo centrale della puntata è che il mondo è vigilato da dei robot spietati e sono delle specie di cani robot, a metà tra appunto cani robot e degli scarafaggi. Tra l'altro l'immagine del cane robot non è nuova, nemmeno alla filmografia, è già stata utilizzata e si ispira a dei modelli, dei robot veri e propri che sono stati sviluppati dalla Boston Dynamics. Questi cani robot, quelli reali, non quelli quindi di Black Mirror, che sono stati sviluppati dalla Boston Dynamics, si chiamano Spot e sono stati sviluppati ulteriormente, tant'è che il modello della DigiDog è stato adottato dal Dipartimento di Polizia di New York. Ognuno di questi esemplari costa circa 75.000 dollari. E appunto è stato in questi giorni adottato dalla polizia di New York. Ricordo tra l'altro che la Boston Dynamics, se cercate su Google, troverete tantissime informazioni. E a proposito di Google, la Boston Dynamics è stata per diverso tempo controllata proprio da Google, che poi ha ceduto nel 2017 al colosso giapponese SoftBank, ed è una delle, diciamo, delle aziende più avanzate nel campo della progettazione, della costruzione di robot umanoidi, ma anche di robot quadrupedi, proprio come il modello di Spot. Questo cane robot, che è stato appunto adottato dalla polizia di New York, è un completissimo robot, totalmente indipendente nei movimenti, che può quindi sostituire per tutta una serie di mansioni anche pericolose l'uomo, può arrivare anche appunto dove l'uomo non può arrivare, è equipaggiato con sensori e telecamere e nella sua ultima versione anche di un braccio meccanico supplementare. Può camminare, può correre, può stare in equilibrio, può aprire porte e molto altro. C'è stato un articolo del New York Post che insomma ha approfondito tutta la storia legata all'introduzione di questi esseri quadrupedi e in qualche modo è stata giustificata l'adozione di questi esemplari e tra l'altro anche la spesa economica importante per il fatto che potrebbe essere utilizzato in situazioni pericolose, proprio per sgravare dal pericolo, dal rischio, dalle minacce i colleghi umani, per esempio fare irruzioni in una casa dove si sospetta che possa vivere un malvivente. Il problema di fatto è che innanzitutto i cittadini non erano stati, diciamo, avvertiti che sarebbero stati adottati questi esemplari, quindi sono entrati in servizio i cani robot senza che i cittadini ne sapessero nulla, che è espressamente vietato da una recente ordinanza del comune. Quindi ci sono stati già dei malumori per questo. Secondo punto, una volta che si è insomma iniziati a usare questi esemplari, si
si sollevano diciamo, delle perplessità, dei dubbi e anche dei timori su come verranno anche sull'evoluzione di questi robot, se potranno per esempio in futuro anche essere dotati di munizioni, quindi se potranno anche in qualche modo essere utilizzati in maniera anche più pericolosa per gli uomini, per l'essere umano. Così tutta una serie di organizzazioni hanno iniziato a diciamo, a caldeggiare il problema e a sollevare tutta una serie di dubbi e di questioni, in qualche modo a sollevare il rischio di un futuro in mano a dei veri e propri robocop, cioè a dei robot che per adesso hanno le sembianze dei quadrupedi, ma che in futuro potrebbero essere dei robot umanoidi e che potrebbero essere utilizzati per esempio durante le sommosse, ma anche durante le pattuglie normali e che potrebbero essere appunto armati e non essendo dotati di coscienza potrebbero anche non distinguere certe situazioni e potrebbero essere utilizzati in modo minaccioso per l'uomo. Tra l'altro c'è stato anche un precedente molto particolare perché nel 2016 a Dallas proprio un robot era stato utilizzato per uccidere Micah Johnson, che era il sospetto cecchino asserragliato proprio in un edificio di Dallas, ed era stato utilizzato appunto questo robot come arma per uccidere questo cecchino. Dopo che si era cercato di negoziare per diverse ore con l'uomo per neutralizzare appunto la minaccia, era stato utilizzato un piccolo robot controllato in remoto e dotato di una testata esplosiva. Quindi in qualche modo sono tematiche che non vengono discusse, non vengono portate al cuore dell'opinione pubblica, però dovrebbero, insomma, dovremmo essere tutti sensibilizzati in merito all'adozione di una tecnologia che sì, da un lato può sgravare le forze di polizia da un certo tipo di mansioni anche pericolose, dall'altra si inizia a forse a stringere un po' troppo le maglie del controllo della sorveglianza tecnologica e anche dell'utilizzo di armi improprie. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, vi è tutto il ramo tecnologico e scientifico dell'esercito statunitense, che è il DARPA, che da anni è coinvolto nella progettazione e nella ricerca anche di questo tipo di tecnologia. In particolare, il DARPA ha tutta una serie di progetti che sono volti a creare delle vere e proprie superarmi, i metamateriali, i nanoarmamenti e letteralmente i super soldati. E anche qua il cinema, la letteratura ha anticipato moltissimo e in qualche modo ha giocato anche su questo tipo di progetti. Per esempio, abbiamo il progetto chiamato RAM, che è stato descritto online, è stato reso pubblico dal sito Extreme Tech, che intende impiantare nel cervello degli esseri umani, in primo luogo dei militari, un dispositivo con un doppio scopo. E qua è un progetto molto simile in realtà al chip neurale della Neuralink e anche a quello della Kernel di Brian Johnson. Ossia, da un lato lo scopo sarebbe quello di poter registrare i ricordi dei soldati, così che se dovessero subire dei danni al cervello, diventerebbe possibile recuperare la loro memoria. Qua in qualche modo rientriamo nella questione del mind uploading. Dall'altro però il DARPA punta anche alla stimolazione del cervello in fase di addestramento ma anche in azione per migliorare la capacità di acquisizione di conoscenze anche per ridurre il tempo di reazione. Vi sono poi molti altri però progetti, per esempio il sito geek.com riporta di diversi progressi significativi che sono stati ottenuti attraverso l'impianto di dispositivi di stimolazione cerebrale come quello sviluppato dalla Medtronic per aiutare le persone affette dal morbo di Parkinson. E qua rientriamo di nuovo nell'area dei progetti molto simili a quelli sviluppati da Elon Musk con Neuralink. Il fatto che poi normalmente vengono venduti questi progetti nel campo della medicina rigenerativa. In realtà, se poi andiamo a studiare le carte, l'obiettivo, la mission di questi personaggi è tutt'altro, cioè non quindi guarire i pazienti affetti da malattie neurodegenerative,
negative o che hanno subito dei traumi, degli shock, ma in realtà o potenziare il cervello umano o letteralmente ibridare l'uomo con le macchine a partire dallo stesso Musk che dal 2016 che spiega che il suo chip neurale è sviluppato per potenziare la mente umana, ibridare il cervello umano con l'intelligenza artificiale perché Musk è ossessionato dal pericolo dell'intelligenza artificiale. Quindi pensando che l'intelligenza artificiale possa a breve in qualche modo diventare, rappresentare una minaccia per l'umanità, secondo Musk l'unico modo per salvaguardare il genere umano è quello di potenziare, in qualche modo fondersi letteralmente con le macchine. Poi il DARPA è al lavoro anche sul progetto Avatar, e qua ci viene in mente il film di James Cameron. Questo progetto intende sviluppare delle interfacce, degli algoritmi che consentano ai soldati di usare la mente per controllare a distanza dei droni robotici e degli androidi, anche macchine bipedi semi-automatiche, in modo che possano prendere queste macchine, questi androidi, il loro posto sul campo di battaglia e possano essere semplicemente pilotate guidate da remoto. Poi il DARPA ha deciso anche di sfruttare la microtecnologia meccanica inserendola in insetti vivi per creare degli ibridi macchine-animali. Ecco, questo è interessantissimo, tra l'altro anche su internet c'è tantissimo materiale, c'è persino la voce su Wikipedia, quindi per chi non, insomma, avesse dei dubbi sulla veridicità, di questi esperimenti, a parte che può andare a consultare il sito del DARPA, ma c'è tantissimo, materiale. Questi ibridi, animali macchina sono appunto degli insetti cibernetici che sostituirebbero i droni nelle missioni di sorveglianza e di spionaggio. Questi rientrano all'interno del programma denominato HIMEMS, che è l'acronimo di Hybrid Insect Microelectromechanical Systems, quindi la creazione di ibridi macchina animali per poter spiare e sorvegliare gli obiettivi sensibili. Poi vi è anche il controllo a distanza che è già stato sviluppato su ratti, piccioni e squali. Linda Ermer Vasquez dell'Università della Florida ha addestrato dei topi cyborg a identificare degli odori specifici come quello emanato dagli esseri umani o quello degli esplosivi. E le sue cavie, che sono teleguidate attraverso un joystick, segnalano se sotto le macerie, per esempio, di un palazzo c'è una persona sepolta oppure se si può rinvenire dell'esplosivo. E appena arrivano a destinazione, questi topi cyborg mandano dei segnali neurali al computer che sono differenti a seconda che si tratti di un essere umano oppure di un oggetto pericoloso. L'idea però del cyborg e anche di questa ibridazione uomo-macchina, animale-macchina non è assolutamente nuova, anzi il primo ibrido animale-macchina risale agli anni 50 e ai macabri esperimenti dello scienziato José Delgado all'Università di Yale. Semplicemente sono tutta una serie di progetti che finché non trovano un'applicazione reale, quindi non si possono più nascondere e mascherare, vengono tenute nascoste all'opinione pubblica anche probabilmente per non dover giustificare dei finanziamenti importanti, esattamente come quelli che hanno fatto storcere il naso a diverse organizzazioni, ossia l'acquisto da parte del Dipartimento della Polizia di New York di questi cani Digidog che, lo ricordo, costano 75 mila dollari ciascuno. Ma più che la spesa, l'investimento del Dipartimento di Polizia, dovremmo domandarci quale potrà essere il futuro delle nostre strade se le future pattuglie di polizia non saranno appunto sostituite da queste creature quadrupede o addirittura da robot umanoidi, e se in qualche modo lo scenario alla Robocop, se no addirittura alla Terminator, non sia poi così lontano dalla realtà, perché quando si parla di queste tematiche sembra sempre di fare complottismo, di essere dei visionari o di essere dei nerd che sono particolarmente infognati di fantascienza e cyberpunk. E poi vediamo, lo abbiamo visto per esempio col caso dei microchip, che questi progetti, poi queste
queste ricerche si concretizzano, diventano appunto realtà e i media che prima accusavano chiunque, denigravano chiunque di fare becero cospirazionismo, poi per giustificare questo tipo di avanzamenti tecnologici, cosa fanno? Puntano sul progresso e cercano di sponsorizzare appunto queste ricerche, questi progetti, ovviamente puntando sul mantra del progresso. E però non necessariamente tutto quello che è oggi o sarà in futuro tecnologicamente possibile da realizzare deve essere realizzato, soprattutto se può rischiare di compromettere la salvaguardia, la tutela e la salute della collettività.